Tutti amano una bella dormita, ma probabilmente non ce la godremo molto se non avessimo alcun controllo su quando questa accade. Immagina di cadere in un sonno profondo durante un primo appuntamento, nel mezzo di una presentazione importante o, Dio non voglia, al volante di un'auto. Ora immagina di svegliarti e renderti conto che questi stessi attacchi incontrollabili di sonno stanno accadendo a tutte le altre persone allo stesso tempo in tutto il mondo. Come cambierebbe il nostro mondo se fossimo tutti costretti ad avere gli stessi orari di sonno? La nostra società sarebbe più produttiva? Potrebbe essere un bene per l'ambiente? Questo è cosa succederebbe se tutti si addormentassero allo stesso momento. Ora, a meno che qualche incantesimo magico ci venga lanciato da maghi extraterrestri, non possiamo immaginare alcun fenomeno in grado di causarlo, ma vale la pena esplorare i possibili effetti di questo scenario. Viviamo in una comunità sempre più globale in cui persone da zone completamente diverse del pianeta lavorano assieme con orari completamente diversi. Se tutti dormissero nello stesso momento, sarebbe fantastico per l'unità e le comunicazioni globali, poiché tutti avrebbero lo stesso turno lavorativo. Ma che tipo di sforzo rappresenterebbe per i nostri corpi? La Terra è divisa in 24 diversi fusi orari e se tutti nel mondo si addormentassero nello stesso identico momento, l'esperienza sarebbe molto diversa a secondo della zona in cui vivi. Se questa ondata di sonno incontrollabile iniziasse alle 10 di sera a New York City, a Tokyo sarebbero le 11 di mattina e lì tutti dormirebbero in pieno giorno. Non è l'ideale, ma gli esseri umani possono adattarsi al sonno diurno. Basta chiedere a tutte le persone che lavorano nei turni di notte. Inoltre, i vantaggi complessivi di un programma di sonno universale sarebbero astronomici e supererebbero sicuramente le inconvenienze. Giusto? Beh, diamoci un'occhiata. La comunicazione in tutto il mondo, e di conseguenza la produttività, diventerebbero notevolmente più efficienti, poiché tutti sarebbero raggiungibili contemporaneamente e nello stesso turno lavorativo. Il nostro pianeta godrebbe di un riposo significativo, poiché ogni giorno ci sarebbe una pausa di 8 ore dall'inquinamento e dal consumo delle risorse. E diminuire l'erogazione di corrente da parte delle centrali elettriche ogni giorno, nello stesso momento, vedrebbe l'intero pianeta ridurre collettivamente il suo uso di elettricità. Tutto ciò sembra fantastico, non è vero? Se solo fosse così semplice. Come vedi, prima di tutto, la nostra forza lavoro non sarebbe così efficiente. Metà del mondo lavorerebbe contro i propri cicli naturali del sonno, quindi non opererebbero a pieno regime. Inoltre, alcune industrie, come quelle del disboscamento, della manutenzione del verde e l'agricoltura, sarebbero tutte in grave svantaggio senza la luce naturale del sole. Poi abbiamo il cosiddetto vantaggio ambientale. Beh, neanche questo punto reggerebbe. Sicuramente il nostro pianeta avrebbe 8 ore di pausa, ma questo significherebbe solo che tutto il nostro inquinamento ed il consumo delle risorse si concentrerebbero nelle ore in cui siamo tutti svegli. La stessa cosa varrebbe per il nostro consumo di elettricità. La nostra rete elettrica si riposerebbe per 8 ore, ma ciò sarebbe seguito da un picco mondiale quando tutti si sveglierebbero nello stesso momento ed iniziassero ad utilizzare luce ed elettrodomestici. Oltre a tutto ciò, a prescindere dal fatto che ci si possa abituare, lavorare di notte fa molto male alla salute. Cercare di dormire durante le ore diurne va contro il tuo orologio biologico. Può influire sulla memoria, sulle capacità di elaborare dati, esaurisce le tue vitamine ed è stato collegato ad un aumento dei casi di depressione, malattie cardiovascolari e cancro. Quindi, la prossima volta che hai voglia di lamentarti di un risveglio precoce, cerca di metterlo in prospettiva, almeno hai il controllo di quando dormi. Alcune persone non riescono a dormire affatto. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se...